La 33esima Giostra dei Ventimiglia ci ha regalato una giornata molto bella, un fine settimana molto bello, con tanti visitatori, tanti turisti che sono venuti a visitare il nostro borgo, con il corteo storico che ha animato le vie del paese, dopo al campo di dressage appunto i giochi cavallereschi con la partecipazione di 29 cavalieri provenienti da diversi paesi della contea. Quindi una disputa, diciamo, basata sui valori della correttezza, della lealtà, dell'accettazione anche della sconfitta, che insomma ha fatto gioire tutti. Sicuramente questo è un evento che fa rete, la prima settimana appunto di agosto dedicata alla Giostra dei Ventimiglia, gli altri fine settimana anche nei paesi vicinori ci sono altre importanti manifestazioni. Appunto immaginiamo questa circolarità di turisti, di visitatori che scelgono un paese delle Madonie e poi si spostano negli altri per cenare, per pranzare, per dormire. Appunto sono importanti elementi di punta, eventi di punta che contribuiscono a far aumentare il numero di visitatori, a far capire qual è gli aspetti salienti di ciascun borgo. Una giostra super stupenda, bellissima, e ringrazio l'organizzazione, ringrazio il comune di Geraci, il comune di Polizzi Generosa, i miei amici che mi sostengono, e viva l'equitazione, e viva la giostra dei Ventimiglia. Ci vuole tanto tempo, ma non è il tempo che tu sprechi, è la passione, perché se tu hai la passione il tempo non lo guardi, viene da sé, è tutto naturale, chi ha la passione nelle vene è così. Grazie.